dammi il via. Presidente Marsiglio, l'anno scorso la grande partenza, anche quest'anno l'Abruzzo protagonista con lo splendido arrivo di Prati di Tivo, la partenza da Avezzano ed oggi l'arrivo a Francavilla, domani Martinsicuro. Quattro diverse giornate che vedono l'Abruzzo protagonista della Corsa Rosa, del Giro, uno degli eventi sportivi più seguiti in tutto il mondo, un evento mediatico che costituisce una grande occasione di promozione del nostro territorio, un rapporto consolidato che si è rafforzato quest'anno con la presenza anche del Giro d'Abruzzo che verrà fatto anche nei prossimi anni, e a luglio avremo anche il Giro Donne che nelle ultime tre tappe, quelle decisive con l'arrivo finale all'Aquila, determinerà la vincitrice della Corsa Rosa per la prima volta organizzata dal gruppo RCS, che è lo stesso che organizza il Giro d'Italia. Una grande occasione di crescita, di promozione del nostro territorio, come ha dimostrato anche il risultato delle presenze turistiche quest'anno trainate dalla grande partenza del Giro d'Italia e dall'agronometro sulla costa dei Trabocchi. Quest'anno abbiamo rilanciato altre località, Prati di Tivo, Avezzano, ora oggi Francavilla, domani Martinsicuro. Tutto l'Abruzzo ha avuto l'occasione di essere visto, seguito, conosciuto, apprezzato, e speriamo appunto che questa festa continui a dare buoni risultati per la nostra terra. Grazie.